Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai colori del Teramo. In Pro Teramo parleremo della situazione attuale dei biancorossi reduci da un pareggio in, a Bolzano contro il Sud Tirol, un pareggio che ancora oggi a più di 72 ore è ancora un po' enigmatico. È difficile provare ad interpretare se ci sia più rammarico o più la sensazione di un pericolo scampato per quello che aveva fatto e aveva mostrato di fare il Sud Tirol nell'ultima parte di gara. Ne parleremo questa sera. Io vi ricordo che potete interagire con noi al numero di telefono che vedete vicino alla mia testa, 392-623-7060, e lo faremo con i nostri ospiti. Vado subito, prima di presentare gli ospiti a Silvi, vado a salutare il centrocampista del Teramo, Demetrio Steffè. Ciao Demetrio, ben arrivato e benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao Demetrio. Ciao, buonasera a tutti e grazie mille. Demetrio Steffè che è in collegamento dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dalla pancia dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, e proprio per questo ringraziamo il gestore dello stadio Sabatino Cantagalli che ci mette a disposizione questo spazio dedicato agli ospiti proprio da Teramo, soprattutto tesserati della Teramo Calcio. In studio lo ritrovo con piacere, è stata una trattativa probabilmente più lunga di quella per portare Steffè a Teramo, Antonio Luzzi. Ciao Tonino. Buonasera. Ben ritrovato. È stata una trattativa complicata per riportarti sugli schermi e non potevamo non invitare quello che è stato per quanto tempo? Un po' di tempo, il tuo compagno di viaggio, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti, un piacere stare accanto al mister. Eh sì. Andiamo a vedere un po' la classifica perché i risultati sono terminati ieri, ma si sta giocando il recupero tra Reggiana e Sant'Arcangelo, iniziato alle 20:45. Andrea, mi confermi ancora? Siamo sul punteggio, l'avevamo lasciato in punteggio di parità 0-0 ancora, però questa è la classifica considerando già lo 0-0, cioè il punto sia per la Reggiana che per il Sant'Arcangelo. Comanda il Pordenone, 16 punti, 14 per il Venezia, 13 per San Benedettese, sorprendente Feralpi e Gubbio, 12 per Bassano, Reggiana e Parma, ma nei 12 punti della Reggiana dovete considerare anche il punto assegnato in questo momento con lo 0-0, 10 punti per il Sant'Arcangelo, stesso discorso valido per la Reggiana, 9 punti per il Padova, 8 per il Lumezzane, 6 per il gruppone di cui fa parte anche il Teramo, che comprende l'Albino Lef, sconfitto ieri dal Gubbio, Sud Tirol, Mantova, Modena, Teramo appunto, Ancona. 5 punti per il Fano, 4 punti per la Maceratese, 2 punti per il Forlì. Io vado subito da Demetrio Steffè per chiedergli a distanza di qualche ora, Demetrio, come è stato preso questo pareggio? Nel senso, c'è un po' una situazione ambivalente, c'è il rammarico perché il Teramo ancora una volta era in vantaggio e poi si è fatto riprendere, quindi la sensazione del boccone amaro perché si poteva vincere, però per quanto visto, soprattutto nell'ultima fase di gara, c'è anche un po' il senso del pericolo scampato, perché il Sud Tirol alla fine è stato pericoloso, molto più pericoloso del Teramo. Sì, di sicuro eravamo consapevoli che andavamo a Bolzano e ci aspettava una partita molto difficile. L'avevamo comunque preparata al meglio e comunque loro avevano un modulo che inizialmente riusciamo a coprire molto bene. Poi il secondo tempo hanno cambiato, hanno messo due attaccanti, infatti lì che ci hanno messo un po' in difficoltà. Di sicuro noi eravamo andati in vantaggio e potevamo anche chiuderla, soprattutto all'inizio del secondo tempo che abbiamo avuto più di qualche occasione. Poi loro alla fine, magari noi siamo ceduti un po' forse fisicamente e loro comunque ci hanno creduto fino alla fine, hanno trovato il pareggio e dopo comunque ci hanno messo un po' di difficoltà, però penso che possiamo parlare comunque di un risultato molto positivo e da cui ripartire e andare avanti.
Abbiamo, dopo sentiremo anche alcuni tuoi compagni di squadra, Speranza e Sansovini, che hanno parlato in conferenza stampa, soprattutto Speranza, a cui è stato chiesto se c'è più rammarico per questo pareggio o per quello di Sant'Arcangelo. Demetrio Steffè come la vede? Secondo me c'è più rammarico per quello di Sant'Arcangelo, perché comunque è una partita che penso, nonostante Sant'Arcangelo abbia qualche punto in più di noi, comunque è stata dominata da parte nostra quasi dall'inizio alla fine. E poi comunque il gol loro è nato, diciamo, su una nostra piccola disattenzione, dove invece che buttare via la palla, che in quel periodo di gioco che mancava pochissimo doveva veramente sparire, invece è rimasta lì, poi sono stati bravi loro a pareggiarla, però penso che il rammarico ci sia molto di più di quella partita lì rispetto che della trasferta di Bolzano. Ti faccio un'altra domanda che riguarda più propriamente te, perché insomma intanto qua vediamo il tuo assist per Petrella ad inizio secondo tempo, che poteva valere il raddoppio, ma quanto ci avrebbe scommesso Demetrio Steffè che a distanza di poco tempo si sarebbe ritagliato uno spazio importante in questa squadra? Beh, di sicuro sono arrivato qui molto motivato, perché comunque sono un giovane e comunque sapevo che davanti di me c'erano giocatori più esperti, comunque con più presenze. Però penso che comunque la motivazione e la voglia di fare comunque vada anche a scavalcare questi numeri, e poi è sul campo che, diciamo, comunque si dimostra, e sono contento di come sto facendo, però comunque è solo l'inizio e devo comunque migliorare ancora molto, però siamo su una buona strada e sia io comunque tutta la squadra dobbiamo continuare su come stiamo facendo. Intanto ci stanno già scrivendo, ti salutano Demetrio, ricordano i tuoi trascorsi con l'Inter, Vincenzo da Pineto, con il Chievo, e prima di arrivare poi a Savona e poi a Teramo. Intanto ci hanno scritto anche, non è stato messo l'inno, ma non sappiamo se l'inno forse del Teramo non è stato messo nell'ultima partita interna contro il Fano, ovviamente noi... Il perché ci risulta complicato saperlo e scoprirlo. Comunque, Tonino, voglio saperlo da te adesso, se un punto guadagnato sono due punti persi, quelli dei Sud Tirol. Cioè, se bisogna prendere la continuità come punto di riferimento oppure quello scatto ulteriore che serve per accorciare rispetto alla vetta. Beh, tutte e due le cose, perché parliamoci chiaro, la continuità, perché adesso abbiamo fatto tre risultati utili, mi sembra, sì. Quindi dobbiamo inanellare altri risultati, diciamo, per cercare di uscire fuori dalla bassa classifica, cercando di avvicinarsi alla prima fascia, insomma, ecco, perché poi fra 4-5 settimane, anche più, si comincia a delineare la classifica, vediamo quelli che vanno in fuga, perché sono le solite squadre, parliamoci chiaro, quelle più blasonate, che, tipo Padova, che è importante anche il Padova domenica, bisogna affrontarla veramente con grande grinta, perché secondo me sta in ritardo di punti e la classifica è falsa per il Padova, perché il Padova hanno un telaio, diciamo, di giocatori che hanno su 10, 9 hanno fatto la Serie A e la B, quindi c'è poco da scherzare, sia bene che con i nomi bisogna correre in mezzo al campo, però c'ha tanta qualità, sì. E quindi domenica sarà una prova importantissima per il Teramo di non uscire sconfitta, almeno dico fra Venezia e Padova prendere 3-4 punti, ecco. Allora sì, ma se purtroppo tu dici l'optimum sarebbe vittoria col Padova, anche un pareggio, fuori e vincere col Padova, il contrario, insomma, fare un colpo fuori, perché il Teramo attualmente si è risvegliato dopo il torpore iniziale, diciamo, dettato da... Il Teramo non vince in trasferta da gennaio. Da gennaio, sì, questo è vero, però si può anche sfatare. Senti, ti faccio... Il Padova, senza dubbio, vabbè, poi c'entriamo sul Padova. Sì, sul Padova poi c'entriamo. Vedendo la classifica, è chiaro che le 10 squadre da playoff già si cominciano a configurare. Noi dobbiamo cambiare marcia e cercare di vincere in casa, quasi sempre, non sempre, ma insomma, avere un passo tosto.
E fuori casa recuperare punti il più possibile, cambiare l'inglese, per cercare di riacciuffare diciamo, il gruppo su davanti. Anche perché poi ci sono squadre molto ben attrezzate, però non è che stiano correndo tantissimo. No, però ad esempio vedo la San Benettese che il Parma gli ha rubato la partita, non è vero che sì. Ha telefonato al presidente della Lega Pro, alla società. Sì, Fedeli ha detto è una gara che, in cui l'arbitro voleva che sì. Finisse in pareggio. Più due espulsi, insomma. E la San Benettese ha uno zoccolo duro di tifosi che è importante, ha richiamato già molta gente delle Marche a vedere le partite, quindi è una squadra solida perché economicamente sta anche bene. Noi dietro stiamo pensando un po' a Forlì, che sta peggio di noi, diciamo queste squadre qua, Maceratese e anche lo stesso Fano, che ho visto per la prima volta a Teramo, l'unica partita che ho visto. Venne mi ha fatto pena con la squadra, ma nulla togliendo al Teramo che meritava, e può darsi che il secondo tempo no, se non si fermava il Teramo poteva anche arrotondare di più il risultato, ma poi sono squadre importanti su davanti, quindi bisogna correre, fare risultati subito, perché non può essere che ci possiamo trastullare a pensare alla caduta degli altri, perché questa è una squadra, la Reggiana come vediamo è una grossa squadra. È due anni che fa i playoff, mi sembra. E quindi il Pordenone ha due punte che segnano sempre, Arma e Berrettoni, ma non solo quei due. Ventura adesso si è cominciato a segnare, si è menzato. Quindi noi ci siamo rimborsati in un momento con Jefferson, e poi abbiamo il grande sindaco che, meno male che fa i gol, naturalmente se lo mettiamo in condizione di poter tirare in porta, può fare anche tanti gol, perché Sansovini è veramente un grande. E poi niente, adesso la squadra ha trovato un po' di equilibrio, il nuovo tecnico sicuramente ha inciso la prima partita specialmente perché ha trasmesso un po' quella voglia di quella abnegazione, quella grinta di poter, anche perché i giocatori, sai, dove ce ne sono, che danno sempre di più. Certo, per dimostrare al nuovo tecnico tante cose, va bene. E anche perché sono orgogliosi. Il gruppo era buono l'anno scorso e quindi non vedo la Speranza, Caisi, tutti questi giocatori sono rimasti, era il telaio dell'anno scorso, tolto le punte, quindi tutto sta a credere di più e avere più autostima in se stessi anche con questi risultati che sta facendo, però qualche vittoria deve fare sicuramente, se no con i pareggi non vai lontano. Certo, intanto l'amico da casa forse ci ha spiegato un po' la domanda, se adesso all'ingresso in campo delle squadre viene sempre messo l'inno della squadra, ma mi pare, Andrea, di aver letto che non c'era più l'obbligatorietà dell'inno della Lega Pro, quindi ognuno fa quello che vuole, sì. Era una direttiva proprio di fine estate. Di Mogol, cioè. Esatto, l'inno di Mogol, quello della Lega Pro, alle società di fatto si lasciava la libertà di poter mettere quello che ognuno vuole, ovviamente la squadra mette il proprio di inno. Andrea, stanno arrivando tanti messaggi di complimenti per Demetrio Steffè, ma probabilmente forse questo è un ragazzo che pochi conoscevano, ma insomma è uno che viene dalle giovanili dell'Inter, ha giocato con il Chievo, ha fatto un campionato di Lega Pro, sì. Complicato a Savona, ma lo ha fatto, cioè, insomma forse non è una sorpresa. Ecco, questo è il gol che fece peraltro proprio l'anno scorso contro il Teramo alla, sì, prima giornata effettiva per le due squadre di campionato. Certo, bello, giocava esterno pure, no? Un po' più mezzala, sì. Perché penso che lo scorso anno anche in quella partita Savona giocava col trequartista, lui era una delle due mezzali, se non ricordo male. Comunque poi magari ci spiegherà meglio. Certamente se molti tifosi stanno scrivendo, facendo i complimenti a Steffè, non è un caso, e in effetti lui sta meritando questi complimenti, perché Colfano è stato uno dei giocatori più incisivi, più d'impatto, ed è stato un giocatore determinante anche nella gara di Bolzano, perché intanto è un giocatore pulito, un giocatore che riesce a dare ordine in mezzo al campo, con Ilari si sta trovando, Nofri ha trovato questa coppia anche per necessità, perché ci sono stati degli infortuni, delle defezioni comunque, come quelle di Carraro, anche Peterman non è stato bene, però
è venuta fuori questa coppia che sta dando i giusti ingredienti al centrocampo del Teramo. Il gol di Boulevardi è merito suo, che è andato a sradicare il pallone a Obodo e ha subito dato questa palla in verticale per il taglio di Boulevardi. Poi ha dato anche quell'assist per Petrella. Quindi insomma, in un centrocampo che abbiamo detto più volte presentava tanti enigmi, tante lacune, il suo inserimento una parte di queste lacune le ha risolte. Certo, è un giocatore giovane che deve ulteriormente crescere, le partite vanno giocate, serve la continuità, bisogna sempre confermarsi, però bisogna dire che per il momento il suo inserimento ha fatto bene al Teramo. Il Teramo, se in queste tre partite dove ha fatto risultato positivo ha trovato una sua quadra, e lo si deve anche al suo inserimento. Chiaro, poi tutto questo dovrà essere confermato, così come dovremo vedere se l'effetto Onofri, dovuto anche a questo cambio di inerzia che porta sempre la svolta tecnica, o quasi sempre perlomeno, se questo effetto sarà destinato a svanire, speriamo di no per il Teramo, nel giro di qualche settimana, o se effettivamente il cambio di passo sarà stato tale da poter garantire al Teramo la lotta per i play-off. Certo. Perché è chiaro che, per come erano iniziate le cose, oddio, ma questa squadra si salva. Ora, se c'è stato un intervento come c'è stato di rimessa in sesto, non dimentichiamoci che quest'estate tutti avevano contezza del fatto che si dovesse lottare per fare i play-off. Non è una situazione improba, bisogna arrivare entro le prime 10. Poi c'è stato l'inizio brutto e quindi si diceva ora ma si mantiene la categoria, però ora che le cose si sono rimesse vagamente in sesto, non dimentichiamoci che questa squadra è stata costruita per perlomeno fare i playoff, non dico per vincere il campionato, questo no, ma per fare i playoff sì. Demetrio, tu ti ritrovi un po' nella descrizione, insomma l'anno scorso a Savona giocavi un po' più mezzala con il trequartista, quest'anno invece soprattutto in questo momento stai facendo uno dei due nel 4-4-2, ecco, dove ti trovi meglio? No, di sicuro l'anno scorso eravamo partiti inizialmente con un 4-3-1-2 e io facevo la mezzala destra, poi comunque nell'andare avanti del campionato è capitato che abbiamo giocato anche a 4 centrocampo e ho fatto uno dei due e mezzo. Diciamo che sono ruoli che ho fatto più volte entrambi, quindi per preferirne uno, diciamo che giocare a due hai dei compiti ben precisi, nel senso devi coprire bene il campo, comunque sei te e il tuo compagno e di conseguenza se lui fa una cosa tu devi comunque essere pronto a ricoprire la zona che lui ha lasciato. In più comunque è un ruolo dove devi recuperare tanti palloni, ma devi essere anche bravo a gestirli e fare un po' d'ordine, perché comunque il centrocampo è il posto dove passano tutti i palloni e dove possono anche nascere le azioni più importanti. E quindi diciamo come ruolo forse preferisco a due, però anche la mezzala, diciamo che ti inserisci molto, hai anche magari più possibilità di fare qualche gol. Senti Demetrio, in molti dicono sì, avrà giocato anche giovanili di grandi squadre, però poi il campionato vero e proprio, la prima squadra anche in Lega Pro, in Serie B è un'altra cosa. Tu hai giocato in una primavera importante come quella dell'Inter, nelle giovanili dell'Inter, nella primavera del Chievo, ma questo scarto c'è effettivamente, oppure insomma chi ha fatto le categorie giovanili ad alti livelli poi è già pronto, non c'è bisogno di aspettare all'infinito un giocatore? No, diciamo che dopo penso che ogni giocatore, cioè sta in ogni giocatore anche l'intelligenza di farsi trovare pronto, perché comunque credo che nel fare una primavera importante, magari come quella dell'Inter, ma come possono esserci anche altre, comunque ti prepara già in modo molto positivo. E dopo sta a te comunque, quando hai la possibilità di giocare, di crearti lo spazio e far vedere quello che sai fare, perché comunque una scuola calcio come quella dell'Inter penso in questo momento in Italia sia la migliore, se non una delle tre migliori, quindi le basi assolutamente te le danno, poi comunque sta a te scendere in campo e dimostrare. Certo, assolutamente, peraltro i colori della sua ex primavera non possono che trovare tutta la mia stima e ammirazione, caro Demetrio, ma questi sono altri discorsi.
Antonino, allora volevo chiedere a lui se per caso mi sembra di averlo visto come esterno di fascia pure nell'Inter o il Chievo, non mi ricordo. Come esterno, ha giocato mai centrocampo? Come esterno mi è capitato di farlo ogni tanto con la nazionale, perché giocavamo 4-4-2 e diciamo comunque si preferiva mettere magari proprio i quattro centrocampisti, quasi tutti e quattro o mediani o mezzale per coprire un pochino meglio il campo, però mi è capitato di farlo. Tonino, ti sollecitano su alcune questioni. Innanzitutto vogliono un tuo parere sul gol del Sud Tirol. Se me lo fai vedere. Ok, te lo facciamo vedere. Allora, l'avevamo preparato apposta perché sapevamo che ci avresti deliziato. Eccolo qua. Questa è l'incursione di Sarzi che mette dentro per gli Ozzi la parte finale dell'azione. Cerchiamo, Maurizio, di vedere la prima parte dell'azione, magari al rallentatore, perché poi l'ultima parte ovviamente è un bel cross di Sarzi, gli Ozzi che... So se allora, questo è stata presa ancora un po' più indietro, ma c'è una ripartenza, mi sembra. Allora, c'era un cambio di campo, allora mi sembra di aver visto qua quei due destra... sono a destra Scipioni, a sinistra di Paolo Antonio. Vabbè, l'hanno fatto crossare e hanno sbagliato, però la parte di qua hanno stretto troppo la diagonale, non c'è nessuno, vedi? Quindi di chi è l'errore? Lo scaglionamento difensivo, lo scivolamento è stato fatto male. Ok, perfetto. Poi ti chiedono, tu poteva anche rientrare un mediano dentro e tenere l'esterno, cioè qui, guarda, allora cambio di campo, ok, Maurizio, la squadra è sbilanciata in pratica. Vabbè, stava al rientro in un cambio di campo, eccolo qua, il centrocampista sono qui, vedi? Ma sì, bisogna vedere il terzino sinistro dove sta. Il terzino sinistro? Le raddoppie, chi è che lo sta a fare lì? Sono di Paolo Antonio. Di Paolo Antonio e l'altro Scipioni. Scipioni. Quindi il terzino centrale destro è Carilli. Sì, però questo che sta uscendo adesso. Lascia l'uomo le spalle, vedi? Praticamente lo lascia solo. Se non che scala Speranza, perché quello lì sta solo e questo qua si rende libero, scivolano troppo. Però Antonio, permettimi, lì il primo errore, poi gli allenatori dicono ci sono tanti errori quando si mette gol. Sta solo. Là. Sì, ma qui siamo alla fine, in realtà non doveva Sarzi penetrare da quella parte con tanta facilità. Se il terzino esce, i tre terzini devono rientrare. Tutte guarda lì, allora, questo tutte è Cia che prende palla, Andrea. No. Sì, è Cia che prende palla. Lo stopper centrale, il 5. No, 6. Ma guarda l'azione. Vabbè, beh, questo è il 5, 6, il 3 devono rientrare centralmente. E i centrocampisti sono chiusi gli esterni, le zone esterne. Io penso che il cuore. C'è un centrocampista. E i tre terzini devono andare a marcare dentro l'area, praticamente, non dico la parità numerica, però la superiorità numerica. Così non è stato perché Caidi, come vedi, si sposta. Speranza segue, cioè adesso si vede. Vabbè, sì, poi esco, cioè. E quell'altro scivola pure e praticamente dietro sono due uomini, due contro uno. Ma c'è da dire che poi Sarzi fa davvero un bel cross e gli Ozzi in scivolata ci arriva. Quello fa spaccata. Però Andrea non può uscire. Lì l'errore principale evidentemente è su quello scambio tra Cia e Sarzi. Sì, perché... ma forse il portiere. Mi sembra che stiamo troppo sul primo palo. Dice la palla passa un po' troppo vicino a lui. Però probabilmente il grosso. Torniamo indietro un po', Maurizio. Il grosso è che non doveva. Cioè, sai cosa? Non doveva passare questo pallone. Non doveva passare questo pallone perché poi. Comunque doveva essere effettuata meglio la chiusura qui per impedire poi a Sarzi di arrivare. Quello abbiamo detto a priori. Sì. Immagino che. Però lì il centrocampista nostro è rientrato in ritardo, evidentemente. E Scipioni praticamente si è fatto saltare dal passaggio. Ok. E poi se Scipioni stava sul. Vabbè, è chiaro che una volta che passa questo pallone e ti prendono in velocità, poi è chiaro che la difesa va in affanno. Invece stavano bassi perché ritornavano da. Certo. Sì, praticamente in due si avvicinano a Cia. Nessuno chiude. Come vedi, c'è uno spazio molto largo fra la linea centrocampo e la linea difensiva. E là ci sono altri giocatori liberi, se guardiamo bene. Comunque Rossi quelli prova. Sarebbero i marcati sulla carta dai difensori centrali. Là devono stare, là ci devono stare Caidi, Speranza e il numero 3, non so chi Dorazio. Il Dorazio.
Ok. Praticamente gli Ozzi entra in spaccata tra alle spalle di Speranza e davanti, davanti ad Orazio. Ma lì comunque il contrario che Di Paolo Antonio copriva lì, comunque, e Scipione copriva Di Paolo Antonio. Lì ci sono due giocatori del Teramo che si avvicinano a Cia e poi nessuno dei due che prende Sarzi che passa dietro entrambi. Ma perciò sto dicendo, cioè parliamoci chiaro, ma qua non c'era la lavagna, non posso spiegare, però. Però promesso che la prossima volta ti faccio trovare la lavagna. Con la palla al piede e Di Paolo Antonio copriva il portatore di palla, Scipione dava sostegno a Di Paolo Antonio, giusto dietro lo copriva. Oppure andava a raddoppio, come però a raddoppio non ci poteva andare perché i centrocampisti erano alti, quindi la copertura non gliela assicuravano. Allora, quando la palla è andata al cross, ci fai caso, Scipione è stato fatto fuori, Di Paolo Antonio pure, giusto? Sì. Allora, alle spalle di questi due non c'era un centrocampista che stava a coprire, allora è uscito il terzino, Caidi. E quindi Speranza è scivolato dietro Caidi, e di qua mancava l'ultimo uomo. Ok. Ti chiedono anche se tu avresti dato via... L'ha visto bene, me lo può dire pure lui. Vabbè, lui era in campo, Demetrio. Se è in causa non me lo può dire, va bene. Il gol del Sud Tirol è stata un'azione un non po'... Non voglio mettere in cosa. Dai, andiamo avanti. Vabbè, il gol del Sud Tirol... Non lo vabbè, voglio coinvolgere. Ah, non lo vuoi coinvolgere? Vabbè. Ma lui era in campo, giustamente, ha fatto egregiamente il suo lavoro. Se mi sono sbagliato, me lo può dire. Secondo te l'analisi di Antonio Luzzi, Demetrio, è giusta? Sì, di sicuro l'errore principale è stato quando sono usciti tutti e due i miei compagni sullo stesso giocatore, lì è l'errore principale. Poi comunque domani abbiamo l'appuntamento col mister per analizzare bene la partita, quindi di sicuro domani ci spiegherà i dettagli che sono stati sbagliati. Certo. Ti hanno chiesto, Tonino, se tu avresti dato via Amadio a 3 giorni dalla fine del calciomercato. Io no. Non l'avresti dato via. Anche con le sirene della Serie B. Io no. Però se ha fatto la scelta il giocatore di andare via, un motivo ci deve essere. Certo. Forse la B l'ha allettato, la sirena di Vivarini l'ha richiamato, forse non lo so, forse gli serviva più Vivarini, però vedo che non gioca tanto lì. A Latina dicono sia ancora in condizioni fisiche non perfette. Intanto alla domanda se la Teramo Calcio è contrattualizzato Marcello Giuseppe, no, cioè perlomeno no, non che noi sappiamo. È una squadra che pensiamo a vincere la Coppa Italia di Lega Pro e faremo i playoff come da secondi, siamo agli ottavi con la Lupa Roma in casa. La prima partita ho visto che correva molto la squadra, però non c'aveva un uomo, un punto di riferimento al centro che dettava i tempi, ecco, mi ha dato questa sensazione. Allora la squadra sbandava un po', perdeva i collegamenti, si allungava troppo e subiva, prendeva tanti spazi l'avversario per poter attaccarci. Questo Zavoli ha cercato in mille modi di poter ottemperare. Senti, ma io non ti ho chiesto che cosa pensi tu della gestione Zavoli. Se riesci in poco tempo, io, perché dobbiamo andare in pubblicità, se no te lo faccio dire dopo. Ma io sono sincero, tu lo sai, le cose le dico avanti. Sì, sì. L'esonero c'è stato di entrambi, tutte e due, di Zavoli e Lupo, secondo me non è che ci fa onore, perché è stato sbagliato un progetto e quindi il presidente può dire quello che vuole, ma il progetto l'ha fatto lui. Mm. Quindi è un fallimento della società quando si esonero due persone. Ma a prescindere, poi non lo so, le cause non le conosco, so che Zaul non ha fatto risultati e quando non fa Dio risultato l'allenatore sta sempre in bilico. Prima si aspettava pure 4-5 partite, ora dopo 3 partite si cacciano, quindi sono molti allenatori che vengono anche gratis, ma hanno sponsor forti in altre parti, no? Quindi oggi non puoi perdere più di 3-4 partite, abbiamo visto assieme in Serie A la Sampdoria, se non faceva quel gol al 95esimo, sì, Giampaolo probabilmente saltava, nonostante che ha fatto sempre grandi prestazioni e non meritava di perdere, perché si è mangiato almeno 4-5 palle gol, però il calcio ha fatto dei risultati. Però io dico che forse Zavoli è andato un po' in confusione con i moduli, perché lui è venuto col 4-3-1-2 e voleva fare quello. Sant'Arcangelo l'ha fatto benissimo, non è vero che io ho visto l'anno scorso, mi ha impressionato. Era una squadra giovanissima e correvano tutti come dannati, però a noi ci ha dato una lezione di calcio a Teramo.
Quindi, come dico io, come mai un allenatore un anno è bravo, un anno è asino? Io non me lo spiego. Quindi vuol dire che non aveva i giocatori adatti per poter fare quel modulo. E naturalmente poi... Lui l'aveva anche detto prima della partita con il Modena. Lo stato attuale non nella ho i giocatori per fare... Nella costruzione della squadra, evidentemente non c'è stata un'intesa collettiva. Eppure tutti dicono di sì. Non lo so. Io questo dentro la società mi sono andato, quindi non lo posso dire. Okay. Però se non sono stati mandati via... Il presidente ha superato le sue responsabilità. Adesso senza dubbio la squadra si sta riprendendo, speriamo che vada oltre il lecito, diciamo, di miglioramento, perché noi il Teramani ci teniamo che il Teramo, dopo il fatto che sia successo 2 anni fa, ancora la ferita è cocente, insomma, no? Certo. E quindi dobbiamo cercare di almeno fare i playoff, ecco, di entrare nel novero delle 10 squadre, e poi non si sa mai, i playoff sono come una lotteria. Certo. Quindi, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi continuiamo con la seconda parte di Proterra, ma tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Oh, io non ho chiesto a Demetrio Steffè la percezione che lui ha, anche da parte del gruppo, di questo nuovo allenatore, perché, dico la verità, noi, anche Andrea, tu lo conoscevi, Nofri, prima no, di... Non lo conoscevamo, sapevamo del campionato vinto a Viterbo e poi lo abbiamo trovato a Teramo. Com'è questo allenatore, Demetrio? Di sicuro è una gran persona e comunque arriva dal basso, quindi ha tanta voglia di fare. E infatti la cattiveria, la grinta, sono tutte cose che lui dal primo discorso che ci ha fatto nello spogliatoio ci ha trasmesso subito. E infatti anche nelle partite successive al suo arrivo l'abbiamo dimostrato in campo e penso che sarà un punto di forza che porteremo avanti per tutta la stagione. E in più comunque sul campo ci fa lavorare molto e pian pianino stiamo imparando tutti i meccanismi che ci sta insegnando. Andrea, su Nofri... Ha giocato a Castel di Sangro. Sì. Sì, ha giocato a Castel di Sangro. Ma dopo Gravina, mi sa, prima. Quando il progetto Sangrino era un po' in fase calante. Era un centrocampista. Sì, mi pare di sì. Andrea, noi Nofri, diciamo prima, noi non lo conoscevamo tanto, probabilmente il merito più grande che ha avuto da quando è arrivato è quello di provare a dare una logica ad una squadra che dopo la partita col Modena sembrava averla persa totalmente. Intanto ha portato una certa carica. Perché sai, ora non se ne parla più, ma dopo quello che è successo nell'estate del 2015 c'era stato una sorta di appiattimento che probabilmente Zauli non aveva saputo modificare, nel senso Zauli è una persona comunque moderata nei modi di fare e insomma Nofri invece si è presentato subito anche nella prima conferenza stampa che ha fatto da un lato l'emozione, però dall'altro ha mostrato di essere spigliato, di avere una certa tempra. Questa tempra evidentemente questo carattere lo ha trasmesso, ha mandato questo messaggio alla squadra, quindi già una scossa alle mura di questa squadra che si era un po' appiattita, perlomeno i reduci di quell'estate, e poi magari questa cosa si trasmette anche agli altri, serviva a dare una sferzata da questo punto di vista, e quindi questo è stato il primo effetto. E poi dare una quadrata a una squadra che aveva cambiato tanti moduli, erano più i moduli che le partite giocate di gran lunga, e questo chiaramente poi non fa altro che alimentare confusione. Ora sono 3 partite che più o meno si gioca allo stesso modo, e questo serve per dare ai giocatori una certa dei certi riferimenti, avere certezza su quello che in campo bisogna fare, e quindi in questo modo si sono evitate quelle fasi che abbiamo visto tipo con Lumezzane o col Bassano o col Modena. C'erano dei momenti dove la squadra prendeva delle imbarcate e le occasioni degli avversari fioccavano. Chi non ricorda il primo quarto d'ora del Bassano o una sfuriata del Modena a metà del secondo tempo? Ma per non parlare della gara di Pordenone, dove per tutti i 90 minuti o quasi la squadra è stata bersagliata dall'attacco del Pordenone. Ecco, queste imbarcate non ci sono più, o perlomeno il momento di maggiore sofferenza sono stati gli ultimi 10 minuti della gara contro il Sud Tirol, però per il resto la squadra ha tenuto molto meglio il campo in queste 3 partite.
Rispondo io al messaggio che è arrivato per te. Fino a poco tempo fa parlavi male del Teramo e di Campitelli e adesso invece hai appena detto che ha fallito un progetto tecnico quest'estate. E poi mi ha deturpato anche il cognome. Quindi. Esatto, perché con due I e con una sola Z. A proposito di... Sabato serve la vittoria, scrive Paolo De Coropoli. A proposito di Nofri, ci andiamo ad ascoltare quello che ha detto il capitano del Teramo, Ivan Speranza, in conferenza stampa, perché dice anche una cosa particolare. Lo ascoltiamo. Il mister è un bravo allenatore, un grande mister secondo me, come tutto sommato, come tutti quelli che sono passati qui. E ha tantissima voglia, si vede la voglia che ha, la voglia che ci sta trasmettendo, ma non voglio dire che magari quello precedente non ce l'ha trasmessa, quindi assolutamente, ma si vede che è un allenatore che vuole arrivare, giovane, si vede, lo rimarca sempre che non ha mai fatto questa categoria, quindi ha tantissima voglia, molto preparato e ci sta dando una grande mano. Ecco, questo passaggio mi ha incuriosito parecchio, Andrea, cioè il fatto che Nofri ribadisca spesso e volentieri il fatto che lui non l'abbia mai fatta questa categoria, un po' come a voler demitizzare una critica spicciola che si è fatta appena arrivato, che è tipica, voi a Teramo avete il tiro al bersaglio. E cioè il fatto, come un mantra, come voler ribadirlo in prima persona per non sentirselo dire, il fatto di non aver fatto questa categoria. Sì, è un modo anche per esorcizzare forse questa caratteristica, però è anche un modo per dire ai giocatori, questa è una mia grande opportunità, questa mia opportunità passa anche attraverso il vostro lavoro, come voi recepite il mio messaggio, sappiate che il mio messaggio è che io ho fame e voglio fare bene, questa grande opportunità che ho. La voglio spendere nella maniera migliore e voi siete il mio tramite e quindi lui cerca sempre di ribadire questo concetto perché vuole che anche chi va in campo e chi va in panchina, in tribuna, abbia quella stessa fame che lui ha perché vuole mettersi in evidenza in una categoria che non ha mai fatto. Certo. Qua bisogna remare tutto dalla stessa parte, in particolar modo in campo ci vanno i giocatori. Quindi l'allenatore dà dei consigli, dà gli schemi, quello che deve dare, lavoro fisico, lavoro atletico, diciamo tecnico, tattico. Però il giocatore va in campo e adesso la risposta ce la devono dare adesso. Parma, Venezia e poi Albino Leffe. Dobbiamo prendere i punti, sennò aria fritta. Certo, certo. Padova, Demetrio, insomma, probabilmente poi sentiremo anche le parole di Sansovini sul Padova. L'avversario non è proprio di quelli comodissimi da affrontare, eh? No, e oltre a non essere una squadra non comodissima da affrontare, comunque una squadra che, come anche noi, ha avuto un avvio di campionato difficile, non rispettando le aspettative che inizialmente tutti credevano in quella squadra, perché comunque ha giocatori di esperienza e comunque una squadra con nomi anche molto conosciuti e di conseguenza loro volevano venire qua senza dubbio a fare punti, però noi siamo i primi che vogliamo farli e conterà sicuramente chi ha più fame e noi di sicuro ne abbiamo tanta voglia di far bene e soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi vogliamo cercare di farli divertirci anche noi in campo, ma soprattutto cercare di risalire la classifica. Senti Demetrio, anche perché la sensazione che c'è stata dopo la vittoria col Fano, almeno nell'immaginario collettivo, è sì, si è vinto con il Fano, però il Fano era veramente poca roba. Spero di ripescare. Ok, però insomma anche la... Un paio hanno fatto la Serie C. Però la sensazione che sia passato nell'opinione pubblica è il fatto che anche questa vittoria sia stata un po' ridimensionata, o no? Ti posso fare una domanda? Aspetta, fammi rispondere Demetrio. Di sicuro comunque ogni vittoria aiuta, soprattutto una vittoria arrivata in un momento difficile comunque ci dà carica, ci dà motivazioni. Di sicuro la cosa più importante è avere continuità, che arrivi la vittoria col Fano, che arrivi col Padova, comunque i punti sono sempre gli stessi, è quello che conta.
quindi comunque 3 punti in una partita, 3 punti nell'altra, sono quelli che servono per farci risalire e entrare almeno nei playoff. Niente, ti volevo dire una cosa inversa. Il bello è che questa è l'unica trasmissione in cui tu fai la domanda. La cosa inversa della partita col Modena, col rigore che poi ha dato, se la partita la vinceva Zauli veniva esonerato. Questo. La domanda si è fatta. A me? No, perché il risultato è sempre. Se Zauli vince la partita, secondo me no. Secondo me no. Non viene esonerato, ma quindi, probabilmente si aspetta la per prima. Un rigore mancato. È stato esonerato. Come? Dico, per un errore dell'arbitro. Ma sai, Andrea, questo è. Cioè, ci si credeva in Zauli prima o no? Punto. Secondo me, in Teramo Modena già non più. Ah, bravo. Okay. Allenatore e squadra sono espressione della società. Chi non vuole questa società non può amare ciò che da essa viene. Per coerenza, farebbe meglio a non venire allo stadio. Per chiudere il discorso di Tonino. È chiaro che è più facile, cioè c'è la scusa, ti serve la scusa, quindi se perdi la partita col Modena può essere il momento giusto per togliere un allenatore del quale non hai più la fiducia. Se quella partita viene vinta si aspetta alla prossima opportunità, a meno che non fai in 5 partite fai 3 vittorie, 2 pareggi, e alla prossima sconfitta vieni tolto. Il fatto del termine non ci vuole coinvolgere. Vorrei sapere che cosa c'è di vero sul fatto che Campitelli, articolo della città, che Campitelli vende a fine anno una bufala. Nel senso che si sia un po' stufato, è vero, che stia pensando ad un ridimensionamento, a un riposizionamento, anche a una vendita. È vera, è vero, che questo poi accada concretamente estate 2017 è il punto interrogativo. Questo è quello che possiamo dire, che ci sia la volontà di un disimpegno anche in relazione a situazioni pregresse, è vero. Quindi è assolutamente vero, non è una bufala. Adesso dire che a giugno 2017 Campitelli vende il Teramo, a prescindere dal fatto che ci siano compratori o meno, ce ne passa. Perché poi conosciamo il presidente Campitelli, sappiamo quanto farebbe fatica a distaccarsi da quella che comunque considera una sua creatura, di fatto. C'erano altri. Cos'è che volevi dire? Speso qualcosa, no, dicevo, ma a prescindere il termo, che non c'entra niente. Dicevo, la sorte di questi allenatori, no? Che porca miseria. Mi ricordo l'Ascoli tanti anni fa, quando stava in Serie A, che c'era un allenatore, non mi ricordo il nome, che vinse il campionato della Serie C, portò la squadra in Serie B. L'anno dopo, le prime 3 partite le perse, fu esonerato. L'anno prima, in trionfo, lo portavano sopra la biga proprio, no? Per farti capire il destino. Guarda, in quei casi molto volte, no? Guarda, ti dico che tu sei andato anche lontano nel tempo e nei chilometri. Sì. Ti dico che l'anno scorso a Teramo è successo la stessa identica cosa. Sì, sì. Fatevi raccontare da Luzzi la storia della casetta bianca, ci scrivono. Cos'è la casetta bianca? Ma no, io quando allenavo. Perché noi un anno vincemmo il titolo italiano Beretti, no? E c'aveva una squadra che poi hanno fatto tutti i calciatori in diverse categorie, anche di Serie A. E allora i giocatori erano un po', alcuni erano un po', non volevano tanto correre, no? Allora quando si trattava di fare la parte, diciamo, il lavoro aerobico, c'avevano sempre delle perplessità, sai, perché i percorsi erano lunghi. Allora gli dicevo sempre al gruppo che facendo un viaggio di non so di quanti chilometri, 5 o 6, c'era una casa con il lenzuolo a spase fuori, no? Okay. Quando vedete quello girate, perché dietro andava il preparatore, quelli ci andavano, e allora la casa bianca non la trovavano mai, capito? Che te l'avevi inventato? Sì. Ah, l'avevi inventata, ecco perché. A proposito di Padova, pardon, adesso col Modena, ci andiamo ad ascoltare che cosa pensa Marco Sansovini, che risponde a una domanda di Andrea Costantini su due giocatori del Padova, ma che Sansovini conosce bene. Dice, io ne conosco tanti altri, però due li ha avuti compagni di squadra a Pescara, Alfageme e Dettori. Sentiamo.
Sì. Non solo loro, non solo loro, anche altri conosco bene. Quello loro nel Pescara. Quindi sono andato Pescara. Sì. Dettori mi sarebbe piaciuto averlo l'anno scorso a Cremona, sinceramente, io l'avevo detto. Vabbè, giocatori che per la categoria sono forti, sono quei giocatori che in categoria ti fanno la differenza. E farebbero sicuramente benissimo anche in altra categoria, in Serie B. Credo che il Padova sia la squadra forse fatta con più criterio di tutta quanta il girone. Mi piace molto, a livello di giocatori mi piace molto. Ora non l'ho vista e sicuramente magari i risultati, infatti mi aspettavo qualcosina in più. Se vado a leggere i nomi dei giocatori mi piace molto come è fatto il Padova. Peraltro di Dettori, Andrea, si parlò proprio per il Teramo l'anno scorso, sì, nel mercato di riparazione di gennaio, poi non arrivò. Dettori, che è un leader del centrocampo, veramente uno che detta i tempi, ma Andrea ha detto una cosa interessante, Marco Sansovini, mi aspettavo di più, ma se vediamo la squadra è la squadra costruita con maggiore criterio della categoria. Cosa sì. intende quando dice con probabilmente maggiore criterio? Intende che ci sono giocatori forti, ma che ci sono anche giocatori. Non è la classica squadra che ha tutti grandi giocatori per la categoria. È un buon mix dove ci sono giocatori interessanti di prospettiva, ci sono giocatori affermati, giocatori che sono in cerca di riscatto. Ma è una squadra mediamente molto forte. Mancherà Neto Pereira, che ha un problema a un ginocchio, però lì davanti con Alfageme, con Altinier, con lo stesso Germinale, ha degli elementi che possono fare paura a tutti a questo livello. C'è Dettori, che è un po' il faro del centrocampo, poi c'è in porta Bindi, che è un altro portiere sì. giovane ma già piuttosto affermato, e dietro c'è una colonna come Emerson, che sì, è un giocatore, un grandissimo mancino, peraltro grande tiratore di punizione. A proposito, attenzione, perché questo è da 30 metri e tira, sì, le bombe, tira. No, è una squadra che ha una ottima spina dorsale, sì, portiere, difensore centrale, centrocampista. A volte gioca il 3-4-3, a volte il 3-5-2, a volte il 4-3-3. Però bisogna stare attenti. Ha detto bene il sindaco Sansovini, che conosce bene i giocatori, che ha una squadra, un telaio molto forte. Quindi, non vediamo il fatto del pareggio di Mantova, perché col Mantova si sono mangiati minimo 4-5 gol fatti. Alla fine per poco non prendevano il gol in contropiede. Ma il problema è che c'è sta squadra della seconda me, se posso dare un piccolo aiuto, che siccome parte sempre la manovra da dietro, questa squadra, diciamo, che è molto tecnica, soffre molto il pressing alto, quindi non riesce a uscire, tant'è vero che il mediano a volte ci gioca anche il brasiliano. Ecco. L'altra domenica ha giocato Gavioli, che è un ragazzo, insomma, il 96, mi sa che 97, 96, però poi l'ha fatto uscire. Era al Prato l'anno scorso, sì, compagno di Rossi. Sì. E poi con l'Albino Leffe pure la stessa cosa, hanno avuto un sacco di palle gol. Quindi la classifica è bugiarda, insomma. Sì, sì, assolutamente, ma toccherà. Dobbiamo stare attenti, aggredirli continuamente, perché questa, se la facciamo giocare, sono dolori, perché forse davanti c'ha due punte, che uno ha fatto 100 gol fino adesso nella sua carriera, sarebbe Altinier, e l'altro da 60 l'ha fatto fino adesso. Ma toccherà a Demetrio Steffè stare sulle tracce di Dettori? C'è Mandorlini pure, Mandorlini, insomma, hanno fatto tutti la B. Certo, questo non lo so ancora, perché comunque il mister darà la formazione sabato prima della partita. Però di sicuro io sto dando il massimo anche questa settimana e spero di ritagliarmi un posto negli 11 iniziali. Se non sarà così, comunque, se avrò la fortuna di entrare, darò un contributo alla squadra. Andrea, penso che la cerniera di centrocampo non si possa toccare. Ecco, proprio questo io ti avrei chiesto. No. Adesso diventa complicato anche con i ritorni, andare a toccare un centrocampo che è stato il punto debolissimo
ma adesso dà delle grandi garanzie. Le scelte le fa il mister. Comunque sta facendo il 4-4-2. Sì, le scelte le fa il mister, però mi sembra evidente che questa coppia sta garantendo un certo equilibrio alla squadra. E beh, lui, lo stesso Demetrio Steffè, ripeto, è stato il fautore del gol anche di Boulevard, di altre belle iniziative sono passate dai suoi piedi. Avevamo detto il pressing che lui sa portare, queste sono delle armi che vanno riproposte anche nella gara contro il Padova. Quindi io penso che se qualche dubbio ci può stare per qualche altro ruolo, lì in mezzo al campo, lo stesso Ilari, il giocatore che stiamo vedendo ora è un giocatore nettamente migliorato rispetto a quello dell'era Zauri. Può sembrare un paradosso, ma anche il problema che ha avuto lui all'inizio della preparazione si è fatto sentire. Ora sta molto meglio e direi che questa coppia è la base da cui si riparte per la gara contro il Padova. Assolutamente. Volevo vedere innanzitutto a proposito di Padova, perché Andrea Sansovini ha ricordato che cosa gli ricorda il Padova. Certo. E il Padova a lui ricorda un Padova Pescara che noi abbiamo ritrovato con Zeman. Con Zeman fu una partita incredibile. 0-6. Punteggio stretto. Punteggio stretto, ma questa fu una partita clamorosa. Sì. In porta c'era per il Padova Mattia Perin. Sì. Che fece i miracoli prima del rigore di Immobile. Sì, sì. Prima del rigore di Immobile, fallo su Cascione in area di rigore, ma questo è davvero, allenava Alessandro Dalcanto, ma fu davvero una partita strepitosa, questo è Lorenzo Insigne, insomma rivedere queste immagini fa una certa impressione, perché il collettivo in quel caso messo su dal Pescara era veramente disarmante. Da per qui ripartì la striscia verso la Serie A del Pescara che veniva da un momento no, oltre che poi dal lutto di Morosini. Certo. Sì. Assolutamente. Allora, Torino, mi stavi dicendo, ti convince il modulo, tu che sei un fautore del 4-3, questo 4-4-2? Prima ti avevano chiesto se avevi mai visto un allenamento di Zauri. No. Non l'ho neanche conosciuto. Una volta mi hanno presentato il preparatore atletico, che poi non ho avuto il tempo neanche di parlarci, che già l'avevo esonerato. Pomeriggio. Allora, scusami, fammi rispondere a questo messaggio. Dicendo. Parlate la domenica sempre del Pescara per un'ora. Potete parlare del Teramo anche la domenica per un'ora. La Serie D la potete parlare dopo le 21 o alle 21.30. Allora. Dicevi prima. Inizieremo a parlare del Teramo quando inizierà a giocare di domenica, perché con l'abruzzo del pallone giochiamo. Sì, adesso fino a sabato, fino a dicembre, perché noi ci concentriamo la domenica proprio perché si chiama l'abruzzo del pallone, però è la domenica sportiva, quindi noi facciamo vedere le partite che si giocano la domenica. E quando il Teramo giocherà di domenica, ovviamente avrà il suo spazio anche il Teramo. Diciamo del 4-3 di cui tu sei un fautore, prima hanno detto il primo che ha portato la calcio a zona da queste parti, fautore del calcio a zona, questo 4-4-2 ti piace anche se non è il tuo optimum? Ma non è che ogni modulo è buono in base ai giocatori che uno ha. Io sono per il 4-3 perché mi piace quel modulo lì, però so fare anche gli altri, non è che è soltanto quello, però preferisco quello perché è il modulo che diciamo che copre più il campo, no? E quindi molto geometrico, molti tagli, molti inserimenti dei terzini esterni bassi, delle mezzali, insomma non mi fate scrivere il 4-3 perché sennò ci vuole una settimana. Ma il 4-4-2 fa il Teramo un po' scolastico perché c'ha due esterni che tagliano, inserimenti dei terzini, due mediani che coprono, uno va a rimorchio e un altro copre, due punti, uno che viene incontro, il piccolo e il lungo, Sansovini e Jefferson. Jefferson ancora non è in condizioni secondo me, perché il brasiliano è tecnico, però tanto già stanno facendo la formazione per sabato, dopo la rimettiamo Maurizio. Adesso c'è anche quello di Carraro che mi sembra un giocatore interessante, non so se rientra per domani. Lo chiediamo a Demetrio, io credo di no, Demetrio. Carraro sarà a disposizione sabato? Questo sinceramente non lo so nemmeno io. Sono sicuro che lo stanno cercando di curare al meglio per magari comunque
farlo essere della partita, però son scelte comunque. Però ha fatto differenziato in questi giorni. Lo staff di sicuro non. Sì, comunque sul campo che sta comunque pian pianino si sta allenando. Col Fano mi fece un'ottima impressione Dorazio. Sì. Invece un bel gol di testa, anche se stava un po' solo, però fu molto intenso durante la partita, ha spinto parecchio. E niente, io mi aspetto un ritorno, un risveglio proprio completo di Scipioni, dei Teramani, anche di Paolo Antonio, che devono dare una grossa mano alla squadra, perché 2 anni fa andavano come le schegge, quest'anno li vedo un po'. Però tu 2 anni fa sì, vabbè, fai un discorso sì, che... ho capito. E nel complesso erano trainanti, insomma. Ecco. Sì, no, ma perché era un no, però, complesso di squadra. Però Scipioni che ha tanta forza fisica anche col Padova, sì, dovrebbe dare l'anima in mezzo al campo, perché il Padova bisogna attaccarla forte, perché non è che si può aspettare il Padova, perché poi questi ti castigano, perché ci hanno su davanti, arrivano da parte e mettono la palla dentro. Certo. E quindi dobbiamo aggredirlo, dobbiamo cercare di stare sul pezzo 95 minuti, a non farli respirare, anche a tirare i falli laterali, insomma. Ecco. Certo. Paolo Corropoli ci dice, vinciamo 2-0, doppietta di Demetrio Steffè. Demetrio probabilmente si accontenterebbe anche di un 1-0 con un gol solo. Beh, che vincente. Sicuramente, se poi ce ne arrivano due è ancora meglio, però l'importante... È caduto il collegamento proprio sul finale. Comunque rientriamo. Prima abbiamo visto la formazione che un tifoso sogna per sabato. La leggiamo velocemente, sì, Maurizio. Rossi, Sales, Capitanio, Speranza, Dorazio. Sales credo che ancora non sia al 100%. È arrivato da poco. Corte. C'è ancora da lavorare. Boulevardi, Ilari, Steffè, Di Paolo Antonio. Quindi Boulevardi a destra. Quindi fuori Jefferson. Sansovini, Croce. Fuori Jefferson. La vedo complicata così, La vedo un po' difficile. Perché probabilmente giocherà Jefferson. Quindi perché... Fuori Caidi. Vabbè, improbabile. Sì. Improbabile. Andrea, ci hanno scritto, se rientra Carraro, chi va fuori? Ma, e allora ti pongo una domanda ulteriore, perché siamo quasi in chiusura. Siamo sicuri che rientra Carraro e va fuori qualcuno? Beh, se gioca lui titolare qualcuno dovrà uscire, non ti saprei dire. No, è proprio per questo, cioè sarà titolare a quel punto. E Boulevard ce l'ha messa in formazione. Sì. Beh, dipende da quello che farà la squadra. Se la squadra acquisirà una certa continuità di rendimento e farà risultato, sarà più difficile inserire Carraro. Se invece la squadra dovesse perdere e Carraro riguadagnare una certa condizione, ci sarà modo di reinserirlo. Poi dipende se questa quadratura che è stata trovata porta risultati continui o no. Però certo che Carraro non lo si può sottovalutare, perché è uno dei giocatori che ha il tasso tecnico più elevato lì in mezzo, e quindi insomma è un giocatore che va considerato. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di farlo giocare esterno, anche se non è proprio il suo ruolo, se no bisogna toccare qualcosa lì in mezzo. Certo. Se gioca poi come esterno potrebbe essere sacrificato Petrella, magari messo Boulevardi a destra, insomma. Queste sono cose che lascio volentieri a Nofri, però lì in mezzo, ripeto, abbiamo parlato bene di questa coppia, perché in queste 3 partite hanno fatto, soprattutto le ultime 2 hanno fatto bene, poi dopo toccherà al campo e di conseguenza anche al mister prendere decisioni. Fatemi salutare, poi Maurizio leggiamo velocemente i messaggi, però prima fatemi salutare Demetrio Steffè, grazie Demetrio, in bocca al lupo per sabato, per il resto della stagione, grazie per essere stato in nostra compagnia, speriamo tu ti sia trovato bene. Ah, ok, non ce l'abbiamo più il collegamento, perfetto, va bene, è andato giù il collegamento, però lo ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, il prossimo turno di Lega Pro. Eccolo qua, Ancona, Albino Lefe, Bassano, Pordenone, Gubbio, Forlì, Maceratese, Mantova, Modena, Sul Tirol, Parma, Feralpi, Reggiana, Fano, Sant'Arcangio, Lumezzane, Teramo, Padova, 18:30, Venezia, San Benedettese, anche questa, che partita. Maurizio, non ci sono più messaggi? Siamo sicuri?
Ok, mi fido. Anche se non mi fido al 100%, va bene. Grazie a Demetrio Sefe da Teramo, grazie ad Antonio Luzzi, ciao Torino. Ci speriamo di vederci prima di quanto è passato. Anche perché dobbiamo parlare della scuola calcio. Ah, bravo, perché ecco perché dobbiamo parlare della scuola calcio la prossima volta che vieni. Allora questo è un ricatto che mi sa. Prenoto il posto. Ti prenoto il posto e parleremo della FC Bonolis Teramo, che è la scuola calcio ufficiale affiliata con la Teramo Calcio. Diciamo solo un numero, quanti ragazzi avete? Sono 250. 250, tantissimo. Per il momento, ma il cantiere è aperto ancora. Il cantiere è ancora aperto. Sì. Va bene. Grazie Antonio, grazie ad Andrea. Ciao Andrea. Grazie a voi, buona serata. Adesso è tornato il collegamento, allora fatemelo salutare di persona. Demetrio Steffè, ciao Demetrio, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie Silvia Gentile per la parte tecnica da Teramo. Grazie a voi. Grazie a voi e crepi il lupo per l'in bocca al lupo che mi è stato fatto prima, e a tutti i tifosi mi raccomando, ci vediamo sabato allo stadio. Grazie, grazie a Demetrio Sefè, tutto per questa sera, noi ci vediamo martedì prossimo sempre in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.